programma è offerto da Reumatologia On Air. Programma offerto da Novartis per promuovere la diffusione della conoscenza scientifica. Eccoci qui dunque, come annunciato in precedenza, torna la rubrica Reuma On Air su Radio FM 1 con in presenza lo studio oggi veramente pieno perché abbiamo la dottoressa Antonella Farina, è reumatologa dell'ospedale Murri di Fermo, ed anche Anna Maria Mancalcagni, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Fermo, e infine Fabrizio, il presidente della sezione Fermo dell'Associazione Malati Reumatici MAC, ovvero l'AMAR. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, io direi subito immediatamente la parola per introdurre un po' questo incontro alla dottoressa Anna Maria Calcagni e spiegarci un po' l'appuntamento di questa mattina, che si parlerà di artrite psoriasica, ho pronunciato bene perché era rimasto un po' complicato prima in realtà. No, io soprattutto sono qui per evidenziare la vicinanza dell'Ordine dei Medici della provincia di Fermo a tutte le iniziative che si svolgono sul territorio e che mettono al centro dell'attenzione e propongono movimenti culturali tenendo conto del parere del paziente. Il tempo medico-paziente è l'atto fondamentale di cura nella popolazione. La informatizzazione, la burocrazia eccetera spesso interrompe quel clima di feeling che si deve creare fra il medico e il paziente, che insieme devono condividere i percorsi, fare le scelte e portare avanti un discorso condiviso. Quindi il fatto che la dottoressa Farina, che è la reumatologa dell'ospedale di Fermo e che ha ideato insieme a Radio Fermo 1 questa iniziativa di sensibilizzazione della popolazione per queste patologie reumatiche in genere, che sono molto frequenti e soprattutto invalidanti e di grande importanza, e quindi un movimento culturale in questo senso è fondamentale, non può che suscitare l'entusiasmo e la condivisione da parte dell'ordine, e qui la mia presenza è proprio una presenza, una manifestazione di vicinanza. Non sono potuta essere presente alle prime due riunioni, ma mi ero ripromessa di far di dimostrare che comunque tutto quello che lei sta facendo ha la condivisione e il supporto da parte dell'ordine. Anche perché è importantissimo, perché a volte si magari passa un po' in secondo piano rispetto ad altre patologie, ma sono comunque molto importanti e purtroppo anche invalidanti. Questo. E dunque, allora, oggi si parlava nell'appuntamento, il titolo di oggi è artrite psoriasica, una patologia poliedrica, e dunque andiamo un po' ad approfondire questo tipo di patologia. Di cosa si tratta quando si parla di artrite psoriasica? Allora, buongiorno a tutti, prima di tutto ringrazio la presidente, diciamo, dell'ordine, la dottoressa Calcagni, della sua presenza, perché per me è molto importante che lei sia qui con noi proprio per sottolineare, come lei ha adesso diciamo affermato, che è fondamentale informare ed educare il paziente, perché il medico appunto instaura una particolare relazione col paziente nel momento in cui è di fronte, proprio perché deve far capire, diciamo, non solo la patologia, ma in qualche modo far comprendere l'importanza anche della diagnosi e dell'importanza della terapia che il paziente deve seguire. Quindi si deve instaurare un rapporto di fiducia che è fondamentale tra il medico e il paziente. Quindi parliamo di una di quelle patologie che sono in qualche modo più poliedriche, più, diciamo, con diverse manifestazioni. Infatti l'artrite psoriasica è una è forse una delle artriti più comuni e più diffuse soprattutto nella nostra area, diciamo nell'area marchigiana, perché molto frequente è anche la psoriasi come manifestazione, diciamo, della pelle, manifestazione della cute, e talvolta
la presenza dell'artrite è qualcosa di misconosciuto, sottodiagnosticato. Infatti, essendo una patologia cronica, una patologia autoimmunitaria che si può manifestare con diversi sintomi, con diverse manifestazioni cliniche, ci può essere, diciamo, l'interessamento esclusivamente cutaneo, ci può essere invece l'interessamento talvolta delle piccole articolazioni, talvolta il paziente ha un'artrite delle piccole articolazioni che entra quasi in diagnosi differenziale con quella che è l'artrite reumatoide, quindi è importante poi cercare di fare una diagnosi corretta per fare poi una terapia, diciamo una diagnosi precoce, una terapia. Oppure un'altra manifestazione, e questa è una delle caratteristiche tipiche del paziente con la psoriasi, è l'interessamento dell'entesi. L'entesi che cos'è? La componente del tendine, cioè il punto in cui il tendine si attacca all'osso, quindi il classico, per esempio, epicondilite, il dolore a livello del gomito, il gomito del tennista, oppure un tendine, per esempio, a livello del dolore tipico del tendine d'Achille, oppure sotto il calcagno. Sono tutte sedi, manifestazioni che possono essere, diciamo, l'esordio della patologia dell'artrite psoriasica, oltre all'interessamento, se no, delle grandi articolazioni. E questo è un altro dominio. Quindi si parla, diciamo, la piccola articolazione, l'interessamento dell'entesi, l'interessamento cutaneo, l'interessamento anche delle grosse articolazioni come le ginocchia, le anche, la cui differenza con l'artrite reumatoide è che spesso l'articolazione psoriasica è monoarticolare, cioè interessa solo una parte, solo un ginocchio, a differenza invece che l'artrite reumatoide spesso è simmetrica. Poi non dobbiamo assolutamente dimenticare che i pazienti con artrite psoriasica possono anche avere una manifestazione dell'asse, cioè significa della schiena, del rachide, e può essere una tipica localizzazione, quindi un banale mal di schiena può essere in qualche modo il primo sintomo della patologia dell'artrite psoriasica. Quindi l'enorme, diciamo, manifestazione clinica dell'artrite psoriasica necessita un inquadramento completo, perché magari il paziente ha esclusivamente una lesione cutanea, quindi una psoriasi cutanea, e noi sappiamo che per esempio nel 40-50% dei pazienti che hanno la psoriasi si manifesterà successivamente un'artrite. E solo praticamente la situazione inversa, cioè nel senso la presenza dell'artrite prima che si manifesti l'interessamento cutaneo, è una percentuale molto più bassa, che si aggira intorno al 10-15%. Quindi ecco perché quando siamo di fronte a un paziente in cui sospettiamo la presenza di un'artrite psoriasica, fare un'anamnesi accurata è fondamentale, quindi chiedere al paziente l'eventuale presenza, diciamo, della psoriasi, ma nello stesso tempo anche della familiarità per la psoriasi, perché avere anche una familiarità di primo grado significa, diciamo, quindi la famiglia prossima, i genitori, gli zii, costituiscono comunque un fattore di rischio per avere questo tipo di patologia. Quindi una sintomatologia molto varia, molto, diciamo, stessa, se vogliamo. Infatti immagino che poi serve una diciamo un indirizzamento un po' più mirato per quanto riguarda poi il percorso terapeutico e anche la diagnosi della patologia stessa. Sì, certo, diciamo, per quanto riguarda, quindi l'elemento fondamentale è comunque l'anamnesi, quindi, diciamo, avere un rapporto, diciamo, parlare con il paziente, visitare il paziente per capire praticamente il tipo di patologia che il paziente ha. Oltre che, quindi, l'anamnesi, fondamentali sono gli esami del sangue. Esami del sangue, quindi gli indici di infiammazione, anche se spesso il paziente con artrite psoriasica ha, diciamo, gli indici di infiammazione non particolarmente elevati. Che significa gli indici di infiammazione? Quello che normalmente per noi, diciamo, tipo una VES, la PCR, quindi, diciamo, tutta una serie di indagini che talvolta possono essere negativi, e anche gli esami immunologici, cioè gli esami come gli anticorpi, quindi quello che comunemente viene chiamato pure, diciamo, fattore reumatoide o altri tipi di anticorpi, spesso sono, diciamo, negativi. Però questo, e questo la dottoressa Calcagni lo sa meglio di me, spesso, diciamo, la negatività di un esame non esclude la patologia, anzi praticamente bisogna avere un quadro, diciamo, fare un quadro completo per poi fare una diagnosi precisa. È quello che ci aiuta spesso
oltre che l'esame obiettivo, sono gli esami strumentali. Gli esami strumentali, e quindi parliamo per esempio dell'ecografia, dell'ecografia muscoloscheletrica, in cui noi, diciamo, facciamo anche l'esame ecografico del paziente e valutiamo per esempio quello che abbiamo detto, una delle caratteristiche fondamentali è l'entesite, cioè l'infiammazione del tendine che si attacca all'osso. Oppure un quadro suggestivo e tipico dei pazienti che hanno la psoriasi, per esempio il classico dito a salsicciotto. Che significa dito a salsicciotto? Significa che è un dito completamente gonfio, tutto, diciamo, edematoso. Ecograficamente lì che cosa troviamo? Troviamo l'infiammazione della articolazione, l'infiammazione del tendine, l'infiammazione di tutti i tessuti molli. Il dito salsicciotto è proprio quasi patognomonico, si dice, cioè nel senso è tipico, specifico del paziente con l'artrite psoriasica, le cui dita possono essere sia le dita delle mani, ma possono essere anche le dita dei piedi. Quindi visitare, diciamo, fare un'anamnesi accurata, visitare il paziente, gli esami del sangue e gli esami strumentali ci permettono in qualche modo di fare la diagnosi di questo tipo di patologia, che è fondamentale, una diagnosi precoce per poter poi evitare che questo tipo di malattia possa dare anche delle invalidità, perché logicamente nel tempo, se non presa adeguatamente in tempo, può dare anche delle invalidità e quindi c'è dei deficit funzionali, soprattutto alle piccole articolazioni delle mani e non solo. Anche perché immagino che come per ogni patologia poi del resto, prima viene diagnosticata è più facile, se vogliamo, tra virgolette, è intraprendere un percorso di cura, un percorso terapeutico. Sì, fondamentale, diciamo, è fare una diagnosi precoce e fare una terapia immediata, proprio perché eviti di avere poi tutta una serie di problemi legati a un'infiammazione cronica che può essere presente a carico, diciamo, di un'articolazione, quindi con tutto un danno articolare che l'infiammazione cronica praticamente può dare. E del resto, in qualche modo, la testimonianza, diciamo, di Fabrizio può in qualche modo supportare questo tipo, diciamo, di discorso che stiamo facendo. Sicuramente. Allora, a questo punto lascerei la parola proprio a Fabrizio, ovvero il presidente della sezione Fermo. Buongiorno. Associati malattie reumatici MAC. Buongiorno Fabrizio. Abbiamo quindi la fortuna di avere questa testimonianza, che sì, non è facile a volte, no? Già, perché niente, io adesso ho 53 anni, ma diciamo da quando avevo l'età di 25 anni che sono stato, come si dice, colpito e affondato da questa praticamente patologia, che mi ha dato molti problemi a livello, soprattutto all'inizio quando l'abbiamo scoperta, perché ti trovi dallo star bene praticamente al problema di avere questo. Io avevo inizialmente, come diceva la dottoressa, è uscita fuori questa psoriasi e l'avevo trascurata un pochino, perché all'inizio era sotto forma di una forfora anche a livello cutaneo, no? Mi aveva inizialmente. Poi c'era un fattore anche che mia cugina praticamente aveva già la psoriasi, e lei in età molto adolescenziale, diciamo all'età di 9 anni, aveva avuto questa psoriasi. Lei tra l'altro adesso ha più di 60 anni, 65 anni, quindi è stato praticamente tra dermatomiosite, psoriasi, è stata proprio niente. Io avevo inizialmente, dopo l'estate, diciamo, io facevo anche sport, quindi andavo spesso in montagna a camminare, è iniziato questo problema. Prima si è presentata questa psoriasi e poi sono iniziati i dolori anche a livello dell'appoggio del piede. Io la mattina non riuscivo neanche appoggiare i piedi, e questo dolore poi svaniva col camminare praticamente. Sì. Piano piano questo dolore andava a affievolirsi, diciamo un po' come quando uno fa lo sport la sera e il giorno dopo praticamente ha esattamente questa sensazione, ma proprio dolore nell'appoggio del tallone del piede. Inizialmente è iniziato così, dopodiché dopo con pochissimo tempo andavo la mattina a lavarmi la faccia, diciamo, io mi vergogno di dirlo, in ginocchio, perché praticamente non avevo più, cioè non riuscivo neanche più a stare in piedi, perché era dolorosissima questa cosa. E poi ho cominciato a prendere a livello anche delle mani, delle articolazioni, un polso, dove io ho il polso questo qua anche bloccato, perché praticamente ha fatto una calcificazione col tempo. E è stato all'inizio praticamente, uno pensa subito a livello di
di ossa a livello ortopedico, quindi ti rivolgi magari da tutti gli ortopedici anche più blasonati qua della zona, anche del centro Italia. Io ho fatto anche una denervazione a Legnano per non avere il dolore. Praticamente ho fatto questa, per quanto è l'artrite psoriasica è molto molto dolorosa, le dottoresse le possono confermare, quindi e praticamente avevo pure la possibilità di essere operato a livello ortopedico, quando invece ho scoperto, praticamente risalendo, che mia cugina aveva una psoriasi, col dottor Peroni, praticamente avevo fatto una visita al dottor Peroni e mi ha detto: sai, tua cugina ha già la psoriasi, quindi prova a vedere anche te, a fare una diagnosi se fosse un'artrite psoriasica, perché lo ringrazio ancora adesso, perché praticamente io ho rischiato veramente di essere operato, ma non perché forse dicevano era a livello di ossa, invece le ossa sono buone, a livello di un'infiammazione, come ha spiegato la dottoressa. Sì, infatti spesso capita che magari diciamo è un'infiammazione così estesa, così imponente, che magari non riesce immediatamente, anche perché il primo approccio terapeutico è sicuramente l'antinfiammatorio e poi diciamo si cerca in qualche modo di togliere l'infiammazione, però sappiamo benissimo che per togliere l'infiammazione, anche perché non essendo una sede unica, lui aveva il polso, poi la fascia plantare sotto, poi adesso non ricordo se ci avevi anche problemi alla schiena. È stato anche problemi livello basso della schiena, diciamo, sì, perché... però inizialmente, poi ho conosciuto la dottoressa proprio col dottor Grassi della clinica Iesi, ci siamo conosciuti, che la dottoressa era agli inizi, mi sembra, era negli anni, diciamo, 90. Agli albori della professione. Agli albori della professione. Sì, però sono stato indicato anche già il dottor Salafi, mi ricordo all'epoca, anche la dottoressa, dove si faceva questa diagnosi, anche a livello ecografico siamo andati a vedere, effettivamente era quella lì, e era un'artrite psoriasica, ovviamente, che poi col tempo... Ho iniziato, prima con degli immunosoppressori tipo il metotrexate, la salazopirina, il metotrexate, dopodiché ho scoperto praticamente tramite una trasmissione... L'importanza della comunicazione, della divulgazione. Sì, sì, a Medicina 33 parlavano proprio di artrite psoriasica, e allora io inizialmente avevo un aggancio a Roma, praticamente... iniziato all'IFO di Roma, dove Regina Elena e San Gallicano che si sono uniti praticamente alla guida del professor Berardesca, dove è iniziato poi la terapia biologica. Quindi con la biologica. E ancora oggi lui fa terapia biologica. Ma in cosa consiste la terapia biologica? Ma i farmaci biologici, come diceva Fabrizio, sono diciamo entrati nelle malattie reumatiche intorno al 2000 e sostanzialmente sono dei farmaci che vanno a colpire una particolare molecola infiammatoria che è stata trovata essere presente nei pazienti che hanno l'artrite. E diciamo i farmaci all'inizio del 2000 si chiamano anti-TNF-alfa, cioè vanno a colpire quella molecola che è l'anti-TNF-alfa, e è iniziato diciamo ad utilizzare questo farmaco tra il 2000 e il 2001. In genere prima erano in vena, quindi facevano una terapia endovena, poi dopo negli ultimi diciamo si è sviluppata sempre di più questo tipo diciamo di ricerca, che ha permesso di introdurre il famoso farmaco sottocute, cioè il paziente si autosomministra il farmaco, e questo è da un punto di vista diciamo anche della compliance del paziente, cioè la possibilità che questo farmaco da una parte ha rivoluzionato la qualità di vita del paziente stesso, perché praticamente ha impedito di avere tutte quelle deformazioni, tutti quei diciamo danni articolari che in realtà invece prima, con l'utilizzo del cortisone, con l'utilizzo del metotrexate, con l'utilizzo degli altri diciamo dimers, si faceva fatica a tenere sotto controllo. Infatti ora non vediamo più quelle deformazioni a colpo di vento che vengono descritte storicamente nei libri per un punto diciamo della medicina, e quindi quelle deviazioni legate proprio a un danno articolare che
diciamo, trasforma, deforma completamente le mani dei pazienti e gli dà una enorme limitazione nei movimenti. Queste immagini fortunatamente le vediamo. No, diciamo, li vediamo nei pazienti che storicamente magari hanno da 30 anni la patologia e quindi magari che non sono riusciti, però gli ultimi anni ha completamente cambiato e quindi i biologici cambiano la vita del paziente. Sono dei farmaci che all'inizio è endovena, adesso sono sottocute e quindi il paziente si autosomministra il farmaco, si educa il paziente, diciamo nell'ambulatorio noi educhiamo il paziente a somministrarsi il farmaco da solo e questo permette in qualche modo di anche appropriarsi un po' della stessa patologia, cioè uno si rende conto in qualche modo è anche perché poi il paziente che ha una patologia cronica consapevole di cosa sta affrontando ma è fondamentale perché il paziente cronico poi in realtà deve comprendere e deve in qualche modo essere seguito proprio per evitare che questa patologia possa in qualche modo non essere più controllata. E quindi i farmaci biologici, l'anti-TNF, ma non solo, perché nell'artrite psoriasica poi abbiamo in questi diciamo 20 anni tanti altri nuovi farmaci che ci permettono di migliorare la qualità di vita del paziente, quindi passiamo praticamente dall'anti-TNF alfa all'interleuchina 23, all'interleuchina 17 che sono sempre molecole che agiscono direttamente sulla infiammazione del paziente con artrite psoriasica. E ora abbiamo un'ulteriore in qualche modo diciamo evoluzione di questo tipo di farmaci che sono le piccole molecole che si chiamano i JAK, che sono delle molecole che adesso si torna in qualche modo alla terapia orale, alla compressa, e quindi il paziente non si somministra più il farmaco sottocute, ma diciamo passa a una terapia orale. E anche questi hanno dimostrato di essere diciamo efficaci anche nei pazienti che hanno l'artrite psoriasica e oltre che l'artrite reumatoide, e non solo, perché per esempio ci sono anche le malattie infiammatorie croniche dell'intestino che sono coinvolte in questo tipo di malattie autoimmunitarie e anche loro, anche questo tipo di patologie che spesso è anche una manifestazione del paziente con la psoriasi, perché diciamo come noi facciamo un ambulatorio integrato insieme ai colleghi della gastroenterologia con cui collaboriamo da più di 10 anni e questa collaborazione ci permette in qualche modo di condividere il paziente che oltre ad avere magari la psoriasi ha anche una malattia infiammatoria cronica dell'intestino e quindi importante è trovare quella che è una cura che gestisca la patologia autoimmunitaria in tutte le sue manifestazioni, quindi non solo la cute, non solo l'articolazione, non solo diciamo l'asse, quindi il rachide, ma anche l'intestino. E è diciamo molto importante questo tipo di collaborazione con i colleghi della gastro. Quindi può scaturire anche altre poi patologie annesse a sostanzialmente all'artrite psoriasica. Sì, più che patologie annesse all'artrite psoriasica, diciamo che è la malattia autoimmunitaria può dare diverse manifestazioni, cioè nel senso che il paziente che ha la psoriasi può avere anche una malattia dell'intestino, una malattia infiammatoria cronica dell'intestino, può avere praticamente, può esordire anche con un interessamento oculare, cioè talvolta i pazienti possono anche esordire con infiammazione dell'occhio e quindi magari è l'oculista che magari vede per primo quel paziente e riesce in qualche modo ad indirizzarlo al reumatologo proprio per cercare di fare diagnosi della malattia autoimmunitaria. Perché? Perché le malattie autoimmunitarie hanno diversi modi per manifestarsi, si possono manifestare all'intestino, si possono manifestare alla cute, si possono manifestare nelle unghie, diciamo anche negli annessi cutanei e quindi anche l'onicopatia psoriasica, proprio perché la psoriasi e del resto diciamo è proprio una manifestazione molto poliedrica, cioè ha diverse sfaccettature, diverse diciamo elementi che possono in qualche modo essere la manifestazione diciamo d'esordio di quel tipo diciamo di patologia. Quindi l'elemento fondamentale è anche la collaborazione con i diversi specialisti, perché poi non dobbiamo dimenticare che quando uno fa diagnosi anche artrite psoriasica è fondamentale avere anche il dermatologo, perché logicamente magari oppure una stretta collaborazione col dermatologo, perché magari è il dermatologo che te lo manda oppure io lo mando al dermatologo, proprio perché appunto diciamo la manifestazione cutanea è sicuramente sede della patologia. E infatti sia nella diagnosi che nella terapia immagino che è molto importante creare un'equipe proprio di Sì, medico, sì, un rapporto sì. Anche trasversale.
Come dice il termine esatto in queste situazioni, che è una patologia che interessa più discipline mediche, e quindi il parlarsi fra specialisti diversi è anche fondamentale per arrivare prima alla diagnosi. Perché ecco, no, io posso fare una domanda io. E quali possono essere per anche gli delle persone che ci stanno a sentire? Quando è che il medico deve sospettare un quadro e deve pensare, e che quali sono i primi esami che uno deve fare per vedere se l'idea è giusta, se è quella il percorso giusto? Allora, grazie dottoressa. Allora, i primi, diciamo, l'esordio spesso può essere sia delle piccole articolazioni, l'interfalangee, quindi diciamo le piccole articolazioni delle dita, quindi un'artrite a carico delle piccole articolazioni delle dita, può essere una manifestazione, in genere si parla di una manifestazione cronica, cioè nel senso questa tumefazione articolare che dura nel tempo, che non passa, che persiste, che dà una limitazione funzionale, una rigidità al mattino. Questi sono certamente dei sintomi che possono essere dei sintomi d'esordio, perché si può manifestare con la localizzazione delle piccole articolazioni, però non dobbiamo dimenticare che talvolta può esserci anche una localizzazione di un'anca, di un ginocchio, perché una monoarticolare può essere anche un esordio della patologia, quindi un'artrite del ginocchio di un ragazzo, di una persona anche giovane, un'artrite dell'anca, va comunque sempre, diciamo, ipotizzata questa patologia dell'artrite psoriasica. E gli esami di primo livello sono appunto degli esami di quindi un emocromo con gli indici di Flogosi, una funzionalità renale, una funzionalità epatica, per cercare di capire insieme a un fattore reumatoide, a IANA, che sono i primi esami proprio di primo livello, in modo tale che il medico di medicina generale che a questo tipo, diciamo, di paziente e che vede che non passa con un semplice, diciamo, un approccio che logicamente all'inizio è un approccio con l'antinfiammatorio, ma persiste e non riesce in qualche modo a risolverlo, fa gli esami di primo livello e poi lo invia magari allo specialista. E questo certamente ci permette di fare una diagnosi e, diciamo, di poter arrivare appunto ad una diagnosi, diciamo, di precoce per la patologia. L'età sicuramente è importante anche perché spesso il paziente che ha la malattia dell'artrite psoriasica ha un esordio, diciamo, quasi un po' più giovanile rispetto a quello che è l'artrite reumatoide. E diciamo, e Fabrizio ne è una testimonianza. La cugina aveva ancora praticamente un'età quasi già giovanile. Quindi praticamente quando si è presentata la prima volta la psoriasi era proprio adolescenziale, proprio una ragazza. Quindi una forma giovanile, ci sono delle forme giovanili anche praticamente, diciamo, di questo tipo di patologie. E anche l'altra, diciamo, elemento che volevo riallacciarmi alla domanda della dottoressa, che anche per esempio un mal di schiena, che sia un mal di schiena con un paziente giovane, ecco perché l'età sotto a 45 anni, un mal di schiena di un paziente sotto 45 anni che dura da più di 3 mesi, bisogna assolutamente indagarlo, perché spesso è un dolore di tipo infiammatorio e la caratteristica tipica è che il paziente dice che ce l'ha la notte, ce l'ha appena si alza, poi magari col passare del tempo questa cosa passa perché è infiammatorio. E del resto anche Fabrizio che ha detto che il dolore ce l'aveva la mattina quando appoggiava il tallone, e poi piano piano con il movimento, poi piano piano, e questo è classico, è classico proprio per il dolore di tipo infiammatorio, e deve assolutamente far pensare, perché io diciamo adesso appunto per darvi un esempio, un aneddoto, lunedì scorso ho visto in realtà un signore che non era più giovanissimo, di 52 anni, che è entrato in realtà in ambulatorio con un atteggiamento proprio di estrema rigidità, e già l'aspetto fisico con cui entra il paziente, che poi racconta che ha avuto una storia da 30 anni di mal di schiena, poi abbiamo visto, mi ha portato le sue radiografie, lui veniva perché aveva un mal al rachide cervicale al collo, che era peggiorato perché aveva avuto un trauma. In realtà
aveva una rachide che era una colata, praticamente era rigido, completamente rigido, quindi aveva una forma di canna di bambù, e quello ha una diagnosi però tardiva, perché lui ha 52 anni ma era da 30 anni che c'è questo problema. Quindi è fondamentale che ci sia una collaborazione stretta anche col medico di medicina generale, perché al primo sintomo, ai primi sospetti, ecco, in sostanza, bisogna avere quelle che sono le red flag, che adesso vanno molto di moda, praticamente le lucette rosse. Quindi appena ci sono dei sintomi di sospetto, quindi fare gli esami di primo livello e inviarli al, allo specialista. Perché? Perché si inizia immediatamente la terapia, e la terapia appunto sui farmaci biologici che ci permettono spesso di cambiare la qualità di vita, a maggior ragione ora che abbiamo anche i biosimilari. Quindi diciamo che dal punto di vista economico questa cosa, si sono ridotti notevolmente i costi, perché obiettivamente i costi dei farmaci rappresentano una voce di spesa molto importante, e quindi avere dei costi che si sono più che dimezzati ci permette anche di aumentare il numero dei pazienti a cui noi possiamo dare i farmaci, quindi gestire, poter trattare più pazienti, quindi poter aiutare in qualche modo ad avere una qualità di vita appunto accettabile, perché io adesso questo paziente faccio fatica a trattarlo. Attimo da Fabrizio, perché a proposito di qualità di vita, com'è la qualità di vita dopo aver intrapreso il percorso terapeutico, cioè la differenza tra prima e dopo? Guarda, allora, inizialmente, come diceva la dottoressa, con i vecchi farmaci che si usavano prima come metotrexate, adesso parlo per mia esperienza, si stava meglio a livello, però anche io avevo avuto problemi con le metotrexate a livello intestinale, perché dava quell'infiammazione che era poi un nesso con, anche con la patologia. E inizialmente con questi primo tipo che descrivevo di farmaci qua, si stava un pochino meglio, quindi, però non è che avevo quel tenore di vita che mi permetteva di fare i salti e andare a ballare, per dire, stavi meglio perché praticamente ti aiutava un pochino ad affrontare, quindi anche a livello del dolore avevo un pochino meno dolore. Però la cosa bella è aver affrontato il discorso col farmaco biologico, che praticamente dopo che ho somministrato il farmaco biologico, io parlo per mia esperienza, io ero arrivato ad essere proprio disintossicato dal farmaco metotrexate, perché quando uno prende per anni anche il metotrexate, questi tipi di farmaci qui, prima di iniziare la terapia biologica devi praticamente fare il reset, no? Quindi portare a zero. Devi essere proprio scoperto da qualsiasi cura, quindi non ti descrivo i dolori che praticamente il metotrexato comunque è un farmaco che ancora oggi è fondamentale per i pazienti che hanno l'artrite, e si associa talvolta ai farmaci biologici. Probabilmente Fabrizio ha avuto degli effetti collaterali per cui ha dovuto sospendere questo tipo di terapia per una tolleranza, e poi praticamente però ci sono poi pazienti che contestualmente fanno ambedue i farmaci, perché comunque resta comunque il metotrexato quello che viene tecnicamente definito un farmaco ancora, cioè significa che è un farmaco fondamentale per i pazienti che hanno l'artrite, anche se sicuramente lo testimonia, il biologico ha cambiato la sua vita. Io parlo per mia esperienza, perché ogni individuo ha un tipo di, come si dice, di abito che deve portare la sua cura è quella, no? Per dire, ecco, io avevo avuto non il problema col metotrexate perché stavo meglio anche a livello articolare, però ecco, mi dava quel piccolo effetto che a ogni paziente è una cosa diversa, quindi si usa anche adesso. Io mi confronto a volte quando vengo anche in ospedale con altri pazienti che fanno la cura e ancora usano il metotrexate, quindi però ecco, io quando ho iniziato poi questa terapia col biologico praticamente, inizialmente poi con le embrelle che ho fatto fino a qualche anno fa, perché poi ne escono sempre di nuovi e sempre più aggiornati e sempre più mirati, anche che ogni paziente poi secondo la dottoressa valuta se dare un tipo di farmaco più nuovo o meno, ecco, secondo. Però io ho notato subito dalle
diciamo, ero arrivato disintossicato, quindi non avevo più nulla come protezione per la malattia, quindi avevo molto dolore. Mi sono trovato alle 11 e mi hanno fatto la prima somministrazione. Un sottocute, le Tanercept, un sottocute. E la prima volta che l'ho fatta ho atteso praticamente su, intorno alle 4 ore, mi ha detto stai a riposo praticamente. Io sono andato che non camminavo più perché l'artrite psoriasica, come tante patologie, poi sono invalidanti, altamente invalidanti, da non camminare quasi a saltare sul corridoio dell'ospedale, cioè. Quindi per me miracolato, è stato miracolato. La terapia biologica a me perlomeno mi ha dato quell'effetto lì. Io avevo dolore, mi hanno detto di stare a riposo praticamente. Dopo 4 ore, quando mi ha detto ti puoi alzare, già non avevo più dolori praticamente. Una sensazione proprio fantastica, cioè, cambia la vita, cioè, lui è una testimonianza, ma non è solo, diciamo, sì, perché a livello psicologico praticamente chi viene colpito da queste non è tanto anche il problema del dolore che uno ha, sì, il dolore ce l'hai, ma a livello psicologico ti distrugge. Beh, certo, cioè la componente poi sì, psicologica è fondamentale. Infatti, se noi ritorniamo al concetto della multidisciplinarità, quindi il concetto del team, diciamo, il paziente quando deve essere preso in carico, quindi non solo c'è il reumatologo, c'è il dermatologo, c'è praticamente il gastroenterologo, ma c'è anche praticamente il ruolo anche dello psichiatra. Perché? Perché praticamente, come tutte le patologie croniche, accettare la patologia non è facile, e la prima cosa che uno, praticamente il medico, deve in qualche modo cercare di comprendere è far comprendere, diciamo, che spesso la malattia è cronica, e la malattia cronica, diciamo, non è semplicissimo, perché il paziente che tu hai di fronte magari è un paziente giovane e tu gli dici che per tutta la sua vita quello avrà quel tipo di patologia. Un bel colpo psicologico, insomma. No, è fondamentale, anche perché praticamente uno deve accettare la propria malattia, e solo se uno accetta la propria malattia riesce poi ad affrontare quelle che sono le problematiche. Poi in realtà Fabrizio è un esempio in cui in realtà lui poi suona la chitarra, insomma, lavora attivamente. La musica che avevo fino da ragazzo, ma è stata una bella cosa che mi ha aiutato anche a livello psicologico. Mi ha salvato. Io, nonostante avevo i dolori, praticamente ero pure appassionato di suonare musica, ho avuto quella forza che mi ha dato per affrontare la malattia, perché la malattia soprattutto che ti colpisce a livello psicologico, soprattutto quando tu sei giovane e ti trovi con questo problema, e non è semplice accettarlo. Quindi devi cercare qualcosa e pensare che ci sono terapie, quindi che oggi puoi migliorare il livello di vita, quindi puoi affrontare la vita nel miglior modo. Anche notevolmente, come abbiamo sì, fatto. Sì, c'era, non so, adesso 50 anni. Non certo, so, non c'era sicuramente questo. Queste erano altamente invalidanti, ti mettevi sulla sedia e non ti muovevi più, praticamente. Devi considerare che praticamente ti aiuta tanto, e a livello psicologico poi, ecco, pensare sempre ad essere positivi e cercare eventualmente di affrontarlo, e anche repentivamente, cioè chi comincia ad avere questi problemi, meglio affrontarli sempre giusto. Precocemente, per una diagnosi precoce, perché logicamente prima si fa la diagnosi, prima si inizia la terapia e prima si evitano tutte quelli che sono diciamo, l'invalidità che può determinare una patologia come l'artrite. Quindi, diciamo, è fondamentale la diagnosi precoce. Quindi, diciamo, una diagnosi precoce, ecco perché l'importanza del medico di medicina generale e anche, diciamo, poi la presa in carico del paziente nel suo complesso, fondamentale proprio per... Quanto è importante anche il confronto con altri pazienti che hanno la stessa patologia per trovare anche conforto psicologico, ma anche dal punto di vista terapeutico proprio? Ma io penso che comunque, diciamo, l'associazione, per cui sì, è un momento d'incontro, è fondamentale, cioè è un elemento che aiuta i pazienti proprio per avere delle risposte che magari non riescono, diciamo, ad avere spesso da noi medici super indaffarati, sempre, diciamo, impegnati. Poi l'esperienza per esempio del Covid, quindi il fatto che ci siamo stati completamente chiusi, completamente, praticamente il paziente non riusciva ad entrare
in ospedale per avere la cura. Questo ha l'associazione in questo periodo, le associazioni diciamo dei malati, quindi l'associazione dei malati reumatici nelle Marche in questo periodo è stata sicuramente fondamentale per informare il paziente e dare quelle risposte che magari il paziente non riusciva ad avere spesso anche dal proprio medico, perché con tutta la problematica insomma che appunto questi due anni ha determinato. Sì, infatti la sezione che abbiamo costituito proprio a settembre del 2021, dove è iniziata con una piccola realtà di persone, dove siamo io e la Nadia e praticamente come sì, tanti dicevo, altri pazienti che praticamente sono stati reclutati dall'ambulatorio praticamente sì, ad praticamente attivare. Mi ha contattato la dottoressa, ha detto vogliamo... Sì, ho detto perché è una bella cosa, perché soprattutto chi è passato a... sotto questi tipo di o la fibromialgia o altri sì, tutte le malattie reumatiche. Oggi parliamo di artrite psoriasica, ma pensiamo all'artrite reumatoide, sì, pensiamo alla fibromialgia, pensiamo anche altri organi. Altri organi. Assolutamente. Sì, 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 come dici. Io da pneumologa parlo per la BPCO, eccetera. Tutte le patologie croniche col Covid hanno avuto un grosso rallentamento, eccetera, proprio per la impossibilità di accedere ai servizi sanitari e siamo tornati decisamente indietro e dobbiamo recuperare il tempo perso, solo che non, la struttura sanitaria non riesce, purtroppo, non riesce a recuperare. Allora lì ben venga il passaparola dei pazienti, i pazienti che per esempio anche delle forme di autoaiuto, no? Dei sì, gruppi di condivisione delle problematiche fra di loro, che poi sintetizzano i problemi più importanti e quindi magari il medico interviene nell'affrontare le criticità segnalate. E oltretutto ormai l'organizzazione sanitaria è diventata tale per cui segnalazioni fatte dal medico non vengono prese in considerazione, le segnalazioni fatte dai pazienti sì, e allora è importante che i pazienti spesso i medici non riescono a dare risposte per le carenze organizzative, economiche, eccetera, però la sollecitazione dei pazienti che riescono a sintetizzare problematiche specifiche riescono ad avere risposte dal punto di vista politico. Quali sono le attività promosse dall'associazione? Dunque, l'associazione praticamente nasce, ecco, sotto anche controllo della... cioè, noi dipendiamo anche dalla parte più in alto che è da Iesi, dalla novella sposa Stella Rosi, che praticamente è la presidente dell'associazione di Iesi, la dottoressa Blasetti, dove anche lei collabora con Stella Rosi a Iesi, e noi praticamente abbiamo già costituito, oltre a quella di Iesi, con Daniela Lattanzi, la presidente di San Benedetto del Tronto, un'altra associazione per la zona di San Benedetto del Tronto, e forse si parlava anche di per Ascoli Piceno, per la città di Ascoli. Certo. Poi noi l'anno scorso a settembre abbiamo invece costituito la sezione di Fermo, tra l'altro tengo a precisare che l'1 e il 2 ottobre 2022 ci sarà in Piazza del Popolo a Fermo, allestiremo dei tendoni come abbiamo fatto, perché una volta all'anno si fa in ogni sezione, l'anno scorso è toccata a San Benedetto, quest'anno a Fermo, e l'1-2 ottobre praticamente si allestiranno questi tendoni, dove sarà presente anche la dottoressa, dove verranno fatti anche dei test, diciamo, gratuiti. Sì. Anche, cioè, chi vuole è libero di poter venire e fare questi controlli, dove poi i dottori saranno lì a disposizione anche per eventualmente per fare un primo screening per vedere eventualmente. È una bella cosa, un bel appuntamento che poi invito tutti quanti a venire, perché è sempre una cosa che può essere molto importante per farla conoscere un pochino a queste persone che non conoscono ancora o che sottovalutano, questo è il problema dell'artrite o di altre patologie, come dicevamo, quindi sì, cioè, ci saranno praticamente, come diceva Fabrizio, la possibilità di fare delle visite gratuite, oltre che degli esami strumentali come l'ecografia muscoloscheletrica, la capillaroscopia e la densitometria, quindi diciamo abbiamo allestito questo tipo diciamo di
struttura proprio per informare la popolazione, quindi per dare informazioni su questo tipo di patologie e dare un primo approccio, una prima diagnosi che ci permette in qualche modo di conoscere e quindi informare un po' tutti su queste malattie romane. Gli screening di massa sono sempre molto utili. Belli. A volte si vedeva anche in televisione dove c'era una trasmissione, non mi ricordo dove era, che facevano questi, arrivavano col furgoncino dove facevano questi. Sì, ma ancora adesso praticamente ci sono quindi c'è questo tipo di possibilità. In questi due giorni poi faremo un piccolo, diciamo, congresso nella prima giornata in cui inviteremo e parleremo, appunto, diciamo, un dibattito aperto in cui la dottoressa è già invitata e quindi, diciamo, già prende appunti perché è super impegnata proprio e quindi ci farà piacere avere anche la sua presenza. Poi c'è un'altra cosa da dire oltre all'associazione. L'associazione previamente c'è chi si può tesserare previamente pagando, versando una quota di 15 euro annuali, che è una cifra proprio irrisoria praticamente. No, anche perché considerando, noi cerchiamo anche persone che per far crescere la nostra associazione, perché più ne siamo eventualmente abbiamo anche voce in capitolo, perché di bello c'è che noi ci sono delle scontistiche previamente, abbiamo dei centri dove chi si tessera, quindi fa la tessera, ha delle scontistiche tipo la Dental Pro, adesso stiamo a la Fisio 2 mi sembra, ci sono tanti centri previamente e avendo la tessera annuale hai anche una scontistica a livello di, cioè uno sconto a livello, se devi fare una visita anche del 20%, 25%, cioè chi applica. Ogni centro applica una scontistica, quindi è bello anche per questo, capisci? Quindi oltre che dedicarsi alla patologia c'è proprio anche un vantaggio, proprio c'è un vantaggio, c'è un piccolo aiuto, un piccolo aiuto, chi ha interesse a fare qualcosa e sono anche riconosciuti. Diciamo che soprattutto, diciamo, l'associazione serve per informare, educare logicamente i pazienti e poi, diciamo, ci sono delle iniziative che si cerca in qualche modo di agevolare in qualche modo il paziente che si trova sul, diciamo, territorio, e quindi per aiutarlo nella sua complessità, nella sua, diciamo, nella sua malattia. Però l'importanza, l'elemento fondamentale è cercare proprio di informare ed educare su questo tipo di malattie, quindi far emergere, diciamo, l'importanza, perché spesso è sottodiagnosticata, quindi l'importanza è la diagnosi precoce per un approccio terapeutico sicuramente immediato, quindi per cercare di evitare di avere le problematiche, diciamo, successivamente. Quindi la manifestazione dell'1 e il 2 ottobre serve sostanzialmente per divulgare, informare, avere questo scopo, diciamo, informativo della patologia in sé. E questo è lo scopo anche un po' di Reuma On Air. Esatto, l'informazione, diciamo, è fondamentale proprio per far capire l'importanza e la diagnosi della patologia, in questo caso dell'artrite psoriasica. Benissimo, siamo giunti al termine. Voleva aggiungere sì, qualche cosa. Soprattutto sì. Un'informazione controllata, cioè di fronte alle fake news che girano in tutte le cose, questa è una informazione corretta, coerente, fatta dagli specialisti veri che operano nel territorio. Infatti abbiamo la fortuna di poterli ospitare qui nella nostra radio, Radio FM 1, e appunto la dottoressa Antonella Farina, un ringraziamento anche ad Anna, la dottoressa Anna Maria Calcagni, le specialiste che sono qui proprio per informare i nostri radioascoltatori sulle patologie, in questo caso reumatiche. È un ringraziamento, non resta che farvi un ringraziamento per questa mattinata trascorsa qui insieme, ovvero la dottoressa Antonella Farina, reumatologa dell'ospedale Muri di Fermo, e alla dottoressa Anna Maria Malcaccagni, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Fermo, e anche a Fabrizio, il presidente dell'AMAR, ovvero dell'Associazione Malati Reumatici della sezione di Fermo. Un ringraziamento a tutti. Grazie. E grazie a voi.